Allora ci siamo? Invito le colleghe dell'associazione a prendere il posto, a sospendere così incominciamo. Allora, adesso diciamo che incominciamo la parte veramente conclusiva e formale del nostro percorso, del nostro corso. Però permettetemi prima di, non per fare una procedura standard, ma semplicemente perché veramente credo in quello che vi dirò adesso, permettetemi prima di dare una considerazione mia personale. Sentendo un po' tutti quanti voi l'input che ho ricevuto direttamente da voi, che sono poi quelli più importanti, ma anche da altre persone, è che possiamo dire che questo corso ha centrato l'obiettivo che ci eravamo dati tutti quanti insieme. Se vi ricordate, la prima volta abbiamo detto diamoci un obiettivo, vediamo come questo corso possa essere veramente un qualcosa che poi ci lasci qualche cosa per andare avanti. Bene, a detta appunto da parte vostra e tutti quanti, diciamo che l'obiettivo voi dite che l'abbiamo raggiunto, ma ne sono fermamente convinto anch'io e i miei colleghi. Però permettetemi di dire che tutto questo è stato realizzato, al di là adesso che poi magari vi presenterò delle persone che stanno dietro questo tavolo, che sono stati quelli che hanno creduto nella progettazione di questo corso, ma anche perché devo ringraziare i miei colleghi dell'associazione, che vi posso garantire, come vi ho già detto, hanno fatto un lavoro straordinario, ma mi permettano i miei colleghi, una nota va data a Simone. Simone, voi l'avete visto, è stato uno di voi, è stato quello che operativamente vi ha aiutato, vi ha seguito, ci ha condotti anche a noi in tutto, ha permesso che organizzativamente questo corso si svolgesse nel miglior modo possibile, dal materiale agli orari, al rispetto delle sedi. Vi ricordo che il corso è stato un corso itinerante, ha coinvolto vari luoghi e lui ha, tutto questo ha permesso che andasse avanti, nonostante che, permettetemi, vi ricordo che questo corso è incominciato con una giornata tremenda, vi ricordate la mareggiata con cui questo corso è stato inaugurato, e paradossalmente chiude con un'altra giornata non di sole. Questo mi fa pensare che, se vogliamo usare una battuta, corso bagnato, corso fortunato, permettetemi questo. Bene, vi voglio dire qui, ovviamente al mio fianco ci sono dai docenti ai partner di questa nostra iniziativa. Vabbè, i docenti ce li conoscete e non ve li presento, però il Don Gennaro Peruccelli in rappresentanza dell'Arcidiocesi, c'è il dottor Marcello Bertoni in rappresentanza di un'industria Roma, Latina, Viterbo, Rieti, Frosinone. Lo devo dire così perché la denominazione è questa, ha un ruolo di vice direttore generale di un'industria. Non vi presento i docenti, nonché padrone di casa, nonché dirigente, docente ed esperto del corso. Salto l'avvocato Mario Tagliatela perché ormai è già stato presentato. Saluto, e per chi non lo conoscesse eventualmente, ma mi sembra un po' strano, presento l'avvocato Di Gabriele, che è in rappresentanza, come dicevo prima, del Comune di Formia, e vi prego di credere che la sua presenza è molto importante, perché possiamo immaginare tutti noi di Formia qual è in questo momento quello che noi stiamo vivendo a Formia. Quindi la sua presenza dimostra che veramente anche l'amministrazione comunale di Formia, insieme ovviamente all'amministrazione comunale di Gaeta e quella di Minturno, che avete visto sempre vicino a noi, ha creduto in questo corso. Dopo, facendo così, in rappresentante Confcommercio c'è la dottoressa Stefania, che ha il doppio cappello di docente ma anche di rappresentante in questo momento di Confcommercio. Abbiamo chi ci ha aiutato molto logisticamente in rappresentanza della Fondazione Capoto, il direttore, dottor Clemente Borrelli. Poi giù in fondo
nota ormai conosciutissima, è stata sempre vicino. Io non ci avrei mai creduto che da Latina la dottoressa Capri fosse stata sempre presente. E adesso mi dicono che è arrivata anche Confcommercio, quindi grazie e saluto, dicevo, la dottoressa Capri. E poi abbiamo una figura veramente che c'è stata anche lì vicina dal punto di vista organizzativo. Vi dico che noi, le nostre riunioni, noi abbiamo la sede legale con l'associazione 4.0, lo sapete, a Formia, ma molte volte abbiamo dovuto operativamente riunirci in dei locali dove potevamo in questo momento riunirci, e in questi locali ci sono stati messi a disposizione da parte dell'ALLA, che è la abbreviazione di Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, quindi un'associazione nazionale, ma che in realtà sul territorio rappresenta quelli che sono tutti i dipendenti a dati pensioni dell'azienda Ostinori Gathering, che ci sono stati molto molto vicini, rappresentato dal presidente signor Marciano. E poi in fondo, chiaramente, ai bordi che chiudono come un cordone di sicurezza, ci sono i miei colleghi dell'associazione. Bene, fatta questa considerazione, io volevo fare un consultivo del corso, ma non dal punto di vista didattico, perché quello lo lasciamo poi all'avvocato Taglialatera, in qualità di presidente del comitato tecnico-scientifico che ha ideato dal punto di vista di contenuti e anche quindi di metodologia didattica il corso. Ma volevo invece fare un excursus velocissimo, non vi rubo più di 5 minuti, su quello che poi l'associazione 4.0 ha voluto realizzare. Ho preso delle note perché avevo paura di sfuggisse, perché veramente il corso è stato una cosa importante, fondamentale, ma in realtà, credetemi, quello che è scaturito da questo corso ha altrettanti contenuti e sostanze che credo sia il caso che voi lo sappiate e che le analizziamo, perché sono frutto dei vostri interventi. Vi dico subito che voi ci avete costretto, e lo dico tra virgolette, a livello battuta, a rispettare l'impegno che avevamo preso, quindi vi informo che, come è nell'obiettivo dell'associazione, che era quello che, ripeto, voglio che rimanga veramente indelebile in quelle che sono le nostre memorie e anche quindi le nostre azioni future, è quello di far emergere dal territorio talenti che a loro volta contribuiranno, se non sosterranno, lo sviluppo di questo territorio. Questo territorio non può svilupparsi se non vengono fuori figure competenti che hanno voglia di fare e che ci mettono ovviamente le loro energie, la loro faccia e la loro competenza. Noi stiamo cercando, come abbiamo detto, di far emergere questi, perché siamo fermamente convinti, quando ci siamo riuniti, che queste figure, anche se non sempre, in questo bistrattato territorio esistono. E voi ne siete la prova, ne siete effettivamente la prova, ma chissà quanti altri ce ne saranno. Quindi diciamo che l'obiettivo era questo e avevamo deciso di far partire con questo corso. Bene, non solo abbiamo fatto emergere delle competenze, speriamo che ne emergeranno delle altre, ma addirittura da voi, oltre a stimolarci, quindi a costringerci, sempre tra virgolette lo dico, a fare la seconda edizione di questo corso, che faremo, sono emerse anche delle richieste. Vi ricordo che voi stessi ci avete chiesto di organizzare dei nuovi corsi tecnici sulla materia del lavoro, argomento che è molto sensibile, soprattutto con un 30% di disoccupazione giovanile, credo che effettivamente avete centrato uno dei fabbisogni formativi importanti. E c'è stata qui da parte delle persone che stanno anche qui dietro questo tavolo la loro disponibilità immediatamente a fornire e a mettere a disposizione le loro competenze, per cui noi stiamo progettando, appunto come da voi richiesto, uno dei corsi in materia del lavoro. Ci avete chiesto di approfondire, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, tematiche come per esempio la nuova normativa degli appalti. Ci stiamo organizzando anche qui a creare un momento di approfondimento su questo argomento monotematico. Ci avete addirittura chiesto di mantenere una dimensione comprensoriale, ma addirittura di allargarla, e ci avete detto addirittura di coinvolgere anche città come Istria, Castelforte. Su questo ci stiamo organizzando. Vi do anche l'informazione che
grazie allo stimolo che ci avete dato, abbiamo instaurato una rete, quindi abbiamo incominciato a lavorare in rete, perché i partner che qui ci hanno dato ci hanno detto che non ci abbandoneranno nelle prossime iniziative, quindi un'industria sarà vicino, la CDO ci sarà vicino, commercio ci sarà vicino. E poi vabbè, quello che farà l'amministrazione comunale di Gaeta lo farò dire a chi di competenza, ovviamente. La Gaeta che oggi non può essere qui presente per motivi di impegni, però mi ha dato mandato di rappresentarla e ha detto che lei ha intenzione ancora come azienda di integrarsi nel territorio, quindi ha dato la disponibilità, per cui possiamo dire che stiamo creando anche un concetto di rete che poi era uno degli strumenti che noi volevamo fare. Altre cose, l'associazione è stata stimolata a creare dei progetti di collaborazione, ne abbiamo fatto uno già, firmato una convenzione con Ante Omnia, che è un'altra associazione, e in fase di instaurazione quella con l'ALLA, appunto come vi dicevo prima faremo, ci è stato chiesto dalla Fondazione Gaboto di collaborare, quindi di fare un'attività di questo tipo, e quindi la stiamo prendendo in considerazione, e poi addirittura con un'associazione di forme, l'associazione IANUS, ci è stata chiesta anche di collaborare. Quindi come vedete il concetto di sinergie non solo a parole, ma si sta veramente cercando di organizzarsi. Poi sono venute le vostre idee, vi ricordo il gruppo di lavoro sulla mobilità personale che sta facendo un ottimo lavoro con l'apporto, lo dico solo così indicativamente, ma chiaramente di tutti i partecipanti, ma sicuramente le competenze dell'architetto Nicola, che è poi il coordinatore di questo gruppo, dell'architetto Mastracci, dell'avvocato Brignone, di tutto il personale della polizia locale che sta dando dei contributi e stanno cominciando a lavorare, stanno lavorando intensamente, io so che stanno facendo delle riunioni in continuazione, anche itineranti, quindi sicuramente sta crescendo un progetto su questo. Ma vi ricordo anche la richiesta del team che si fra un po' comincia ad essere operativo per una tavola rotonda dove invitare gli amministratori, i sindaci del territorio a presentare i loro programmi per quanto riguarda lo sviluppo politico, per quanto riguarda lo sviluppo territoriale. Vi ricordo la richiesta del team sulle attività culturali, che anche quello dovremmo organizzare. Beh, come vedete di carne a cuocere ce n'è tanta, talmente tanta che vi dico la verità, siamo esseri umani anche noi, siamo un po' preoccupati e su questo stiamo facendo anche delle riflessioni per vedere come possiamo reagire a questa, diciamo tra virgolette, lo dico tra virgolette, impegno che voi ci state stimolando, ma che poi era quello che volevamo fare. Proprio per questo motivo, la cosa invece che mi conforta e mi fa essere veramente ottimista, perché comunque avevo avuto dei momenti di panico, è che però, anche sempre da parte vostra, sono venuti anche dei fatti tangibili. E colgo l'occasione adesso di dirli, perché proprio voi, alcuni di voi già hanno incominciato a chiedere di voler entrare ufficialmente a lavorare con noi, a collaborarci, a darci supporto, e mi viene in mente adesso che l'avvocato Mastracci ha chiesto di entrare ufficialmente nella nostra famiglia, ma anche il dottor Fantasia, che è una figura diciamo che viene un po' da un mondo a me vicino, imprenditoriale, ha chiesto di essere presente qui con noi e quindi ha ufficialmente sottoscritto il modulo di iscrizione all'associazione. Questo vuol dire che chiunque di voi vuole darci una mano in questo tipo di discorso, non può essere altro che un aiuto ad affrontare quelli che sono le vostre proposte. Bene, io avevo promesso di essere velocissimo, ho cercato di farlo veramente, ma credo che quello che è emerso, al di là della parte proprio specifica del corso, era giusto ed importante che voi lo dovevate sapere. E quindi mi sono permesso anche di rubare qualche minuto in più. Lascio la parola adesso all'avvocato Tagliatella, che invece fa un'analisi un po' del percorso che abbiamo fatto. Sì, consentitemi di restare seduto perché devo leggere alcuni appunti, soprattutto per i nomi e le materie trattate, altrimenti con gli occhiali ho qualche problema. No, si diceva, noi abbiamo iniziato il 2 di marzo
dove qui c'è una tempesta, e finiamo con un tempo, un clima abbastanza. E che a chi non ci ha seguito, invece, resta sempre la strada, ma tutto questo forse ci ha portato fortuna, perché tutti gli incontri, le lezioni che abbiamo tenuto hanno destato fortissimo interesse, non solo da parte dei ragazzi iscritti, scusate se li chiamo ragazzi, ma io sono molto avanti negli anni, molto interesse, non solo, ma anche altre persone che hanno voluto comunque assistere come uditori, se così è possibile chiamarli, perché le materie sono state abbastanza, ma soprattutto per la competenza e la professionalità di quelli che sono intervenuti. Beh, noi, l'associazione ha chiamato questo titolo Scuola delle Istituzioni, forse è un titolo abbastanza altisonante e molto impegnativo. Oggi siamo arrivati al momento finale, mi è piaciuta l'espressione che ha fatto il Presidente, ha detto sì, è un momento finale di un percorso, ma per noi è il momento iniziale di un nuovo percorso che ci dovrà vedere però, e che dovrà vedere anche partecipi le amministrazioni del comprensorio, perché tra le funzioni e le iniziative che l'associazione 4.0 intende attuare, non è limitata sulla forma Caeta, ma tutto il comprensorio del gruppo di Caeta, perché ci giriamo intorno, facciamo discussioni, i sindaci fanno discussioni, però il problema di questo golfo è simile per tutti i comuni, chi più chi meno, più o meno abbiamo gli stessi problemi. Ne dico uno dove c'è un gruppo di lavoro che sta là, quello del traffico, qui fra poco se non troviamo delle soluzioni che tentano ad alleviare il problema del traffico, che è irrisolvibile. Dopo che è stata fatta la litoranea, che ha tagliato fuori Formia, è stato tutto. Quindi gli scopi dell'associazione riguardano interamente il golfo di Caeta, detto così, ma il golfo del comprensorio che affaccia sul mare. Il percorso che abbiamo fatto, diceva, abbiamo iniziato il giorno 2 marzo con il professor Giuseppe Russo dell'Università di Cassino. Ah, che dimenticavo, chiedo scusa, mi ha chiamato, è rimasto bloccato per un incidente, lui stava venendo da Roma, partito, è rimasto bloccato per un incidente vicino a Frosinone, per cui mi ha contato di essere qui e sta lì bloccato, perché non credo che sarà qui presente, però mi ha pregato di salutarvi e dirvi che lui comunque presente è vicino a voi, e se avete bisogno voi avete i suoi recapiti e quindi potete tranquillamente contattarlo. Scusa. No, prego, come si dice, con lo spirito è qui. Con lo spirito. Allora, il primo giorno il professor Giuseppe Russo e la collega Ludovica Campagna ci hanno intrattenuto sull'assetto costituzionale delle autonomie locali, cioè quelle come sono previste nell'attuale assetto costituzionale, Regione, Provincia e Comune, e la collega Campagna ci ha intrattenuto sul principio di sussidiarietà, che è un concetto sul quale potremmo discutere una settimana, perché è su questo che oggi si basa tutto l'ordinamento degli enti locali. Poi a Palazzo di Rio abbiamo avuto il piacere di sentire l'architetto Stefania Della Notte, che è una vecchia mia discepola che oggi non è presente e al quale sono molto legato in senso affettivo, che ci ha intrattenuto sugli strumenti urbanistici, perché lei da sempre si è interessata della materia urbanistica. E poi Don Gennaro Petruccelli, che ci ha illustrato tutta l'edilizia, i principi dell'edilizia di culto, facendoci visitare pure il museo diocesano ed altre cose. Poi, scusate, devo citare qui per forza, il 9-3 taglia la tela e Stefania Valeri, che poi abbiamo dovuto spostarla in altro periodo. Io in pratica ho fatto la pratica più pratica, cioè come
è organizzato un comune con la provincia, che più o meno è la stessa cosa. Come nasce un atto, come la procedura che si fa, come si arriva al Consiglio Comunale, di cui poi vi parlerò dopo, alla fine, perché il fatto che ci siamo riuniti qui non è senza significato. Poi abbiamo il piacere di sentire il dottor Gerardo Stefanelli, non come sindaco, anche se è sindaco, ma come funzionario, perché anche il dottor Stefanelli è un funzionario dell'amministrazione provinciale e di cui vi parlerò dopo in una con il sindaco che ci ospita adesso. E Stefanelli e l'assessore Daniele Sparagna, sempre del comune di Minturno, no? Ci hanno illustrati i bilanci dell'ente locale, devo dire con molta competenza e prospettandoci anche un caso pratico. Poi il 23-3 abbiamo avuto il dottor Cosimo Mitrano, relatore, non sindaco, come dirigente del comune di Corti, il dottor Fulvio Spertini, assessore del comune di Formia, il dottor Pasquale Forte, assessore al comune di Formia, il dottor Giacomo Fantasia. I primi tre ci hanno illustrato gli strumenti di programmazione, cioè i bilanci, come ci si arriva, le entrate, le spese, gli investimenti. Il dottor Giacomo Fantasia, che è un manager delle aziende private, ci ha illustrato tutti i meccanismi che oggi regolano le aziende private, cioè le società per azioni e così di seguito. Questo ultimo del 23 siamo stati ospiti però della Geberit, dico beh, mi manca l'H a me. Dove a parte una bella introduzione ci ha fatto il dottor Gerarducci. Gerarducci, ma hanno fatto scrivere Gerarducci, però hanno fatto il bene. Vabbè, si pareggia, là l'ho pensa quella acquistata. E quale pure là ci ha illustrato, ma molto approfonditamente alla fine della lezione, i servizi. Però qui ci ha illustrato quello dei servizi igienici che farà la Geberit. E ce ne sta uno in particolare, non ve lo dico, che mi ha attratto particolarmente. Andatelo a vedere, perché è una cosa veramente... È l'acqua clean, si chiama acqua clean. Avveniristica, soprattutto per gli anziani come me, è una cosa che fa, è multiuso, diciamo. Arriviamo ad oggi. E l'amico Giuseppe Rinaldo mi ha detto che il presidente del comitato scientifico, che sarei io, penso come gli onorevoli, quando uno è anziano poi ha sempre dei titoli in più. Io ho fatto poco, ma soprattutto perché il livello degli oratori di quelli che hanno fatto l'illustrazione era molto alta, non c'era altro che dire, non diciamo le stesse cose, io dunque un altro, ma sinceramente vi devo dire sono rimasto molto sorpreso. E a questo punto non lo faccio per Celia, devo dire che io sono rimasto molto sorpreso dalla relazione che hanno fatto due sindaci. Uno è qui, l'amico Cosimino Mitrano, consentimi di dire Cosimino, e l'altro è Gerardo Stefanelli. Io Cosimino Mitrano lo conoscevo, l'ho conosciuto così, perché lui era in platea quando io facevo la campagna elettorale, e dato che io sono stato sempre un estemporaneo durante la campagna elettorale, ho detto, vedete, là ci sta Cosimino Mitrano, che al di là della competenza politica, che no, in questo momento non va, lui è un dirigente, è in aspettativa penso adesso, è un dirigente del settore finanziario di un comune qua vicino, e dissi all'epoca, sa dove mettere le mani e dove non metterlo, ti ricordi queste parole?
Questo perché, è chiaro che tiravo un po' di acqua al mio mulino, come si dice, ma perché oggi non è più come una volta, scusate, lo devo dire, io vengo da una scuola, io sono nato nel 43, quando i sindaci venivano nominati dal prefetto. Poi, che succede? Ah, vabbè. Poi venire nominata, poi dopo cominciava, però c'è stato un periodo abbastanza lungo dove i sindaci venivano nominati nell'ambito del Consiglio Comunale e si diceva allora che venivano... Scusate, il sindaco ci lascia un secondo, ci raggiunge dopo, c'è un'emergenza. Vabbè. Si diceva all'epoca quando venivano nominati nell'ambito del Consiglio Comunale, scusate ma in senso bonario lo dico, che veniva nominato sindaco lo scemo del villaggio, perché? Ma non perché era scemo, non era scemo, perché all'epoca per venire a essere eletto anche come consigliere comunale non era, era più difficile di adesso, perché adesso è il sindaco che trascina i seggi, anche se i consiglieri comunali sono tre volte, ma perché era molto ricattabile, da davvero. Io mi sono fermato stamattina a vedere qua tutti i sindaci che si sono succeduti a Gaeta, ma pure in altri comuni. Un anno, c'è stato qualcuno che è durato molto di più, ma dopo un anno evidentemente non conveniva più quello che doveva essere l'impostazione, eccetera, eccetera, e nominiamo un altro. Ecco, questo è il punto. Per Gerardo Stefanelli che è qui assente, però devo dire, io l'ho conosciuto tanto tempo fa quando lui faceva un altro lavoro, anche Gerardo Stefanelli, aveva fatto una esposizione da dirigente molto 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 competente, al di là degli assessori che sono intervenuti, ognuno specifica nel proprio campo. Allora, io come presidente del comitato scientifico l'ho detto, ho fatto ben poco perché il livello dei relatori è stato di grande professionalità. Perché siamo arrivati oggi qua dentro? Perché è significativo qui? Noi ci siamo trattenuti con i ragazzi circa un'ora e mezza, due ore. Allora che cosa con il sindaco, che lui è molto fantasioso, e noi abbiamo accolto volentieri questa sua proposta, di simulare la formazione di un atto amministrativo dalla proposta di un dirigente e sull'indirizzo dell'assessore competente, per poi arrivare a scrivere ognuno di questi ragazzi. Si sono raggruppati in 4-5 gruppi e hanno fatto una proposta. E chi per le abitabilità, chi per, non lo so, non mi ricordo che cosa, ognuno, hanno scelto 5 ipotesi di lavoro. Alla fine abbiamo fatto pure una specie di dibattito, come si fa nei consigli comunali, e è emerso che una proposta su tutta ha avuto la maggioranza dei consensi. Questo perché? Alla fine consentitemi di dire come le vedo io, insomma, le cose. Oggi non è più possibile andare a fare il sindaco e il consigliere comunale, la famosa società civile, sì, ma però devi avere quantomeno una conoscenza di base di quello che sono i compiti, le funzioni, le procedure di una pubblica amministrazione. Il sindaco, lo scemo del villaggio di 30 anni fa, poteva fare pure il sindaco. Oggi un sindaco, se non sa le procedure, la sede te la sfina da sotto, perché è complicatissimo. Ve lo dice uno, ve l'ho detto prima, che ha passato tutte le fasi dell'ordinamento, le modifiche. E ancora oggi, io per esempio, ai ragazzi quando ho tenuto il mio colloquio, ancora oggi io dico, con questo sistema per me non va bene. Perché voi sapete benissimo che quando si fa l'elezione del sindaco, che si fa contestualmente l'elezione dei consiglieri comunali, però sono due votazioni separate, tant'è vero che potete votare il sindaco e il consigliere di un'altra lista. E questa è un'ottima riforma, però non è completa, perché che cosa succede? In un consiglio comunale 24, non so quanto sono, pure 24 sono a Gaeta, forse sono 24. Che succede? Intanto il sindaco prende, faccio l'esempio di Forno di Gaeta, prende il 70% dei voti diretti del cittadino,
Poi si mette d'accordo Di Gabriele e altri 108, purché raggiunga la maggioranza, e lo manda a casa. Non mi sembra corretto, perché dico Di Gabriele, per carità, perché sta qua vicino a me. Quindi voglio dire, bene aveva fatto la regione siciliana all'epoca, e poi questa legge è scomparsa. Quando succedeva una cosa del genere, nel paese si andava a votare un referendum e si diceva: chi volete, il sindaco o il consiglio comunale? Perché oggi c'è ancora questo vulnus che può mettere un sindaco che ha preso il 70%, parlo delle cose di Corbi, il 70% sono voti, non sono pazzicolo, oppure di Mitrano qua che è stato eletto a primo turno. Poi si mettono d'accordo quattro schiovati, scusate il termine, e ci mandiamo a casa. Sì, no, questa riforma per me va completata. Io, in considerazione di carattere personale, qualcuno mi ha detto: ma come tu sei nato nell'altro secolo, forse due secoli fa, ti piace sempre? Sì, io ogni mattina mi leggo quattro giornali, lo sportivo, quello di cronaca, e due giornali tecnici, oltre a lavorare sul computer, perché nella mia vita, e ancora lo faccio, dal 1970 ad oggi, so solo fare quello, e mi piace fare quello, e mi rende partecipe di tante problematiche, anche se qua c'è il Presidente del Consiglio, lo sa, io non intervengo mai a criticare, forse a livello personale suggerisco determinate cose, ma ufficialmente non lo fa. Io vi ringrazio tutti per avermi sopportato non solo oggi ma anche durante tutto il momento, e vi auguro tante buone fortune. Grazie. Volevo, prima di passare la parola a coloro che, come dicevo prima, ci hanno dato una grossa mano, ai nostri partner, mi ero dimenticato dalle attività, e colgo l'occasione anche qui presente il presidente del rappresentante del comune di Formia, di ricordarvi che non ci siamo dimenticati dell'altra proposta che voi avevate fatto, cioè, o meglio, che è partita dal dottor Stefanelli, quello di valutare la possibilità di creare degli stage, dei tirocini nei comuni dove noi ci siamo come associazione 4.0, fatto carico di interpellare i sindaci dei comuni limitrofi per vedere se qualcosa di questo può essere realizzabile. Per cui dico anche a Di Gabriele, già l'assessore Forte e Fulvio Spertini avevano detto che si sarebbero fatti loro portavoce nei confronti della dirigenza, quindi del sindaco Paola Villa, per vedere se si può organizzare qualche tirocinio, ovviamente gratuito, presso le amministrazioni comunali, insomma. Bene, io adesso incomincerei a passare la parola alle persone, magari rimaniamo prima nell'attimo nell'ambito istituzionale pubblico, lascerei la parola all'avvocato Di Gabriele per un saluto e poi facciamo tutti quanti gli altri. Grazie Presidente, salvo tutti. Ovviamente noi come amministrazione comunale abbiamo visto con favore questa iniziativa. La politica è una cosa seria. Non si può fare politica arrivando improvvisati. Io sono la prima esperienza, però oltre ad essere avvocato cassazionista sono laureato con una tesi in diritto parlamentare. È evidente che questo approccio mi abbia agevolato tantissimo, e quindi nello svolgimento delle mie funzioni di Presidente del Consiglio Comunale ho potuto trarre giovamento, per l'appunto, dalla mia formazione professionale. Ma nonostante ciò, fare politica è cosa assai diversa e cosa assai più impegnativa. Noi tutti avvertiamo l'importanza del ruolo che ricopriamo, ed è con quest'occhio che vediamo con favore iniziative come quelle che voi avete seguito ed intrapreso. Qual è lo spirito sottostante? Quello di arrivare un domani a contribuire alla cosa pubblica con un approccio maggiormente qualificato. È evidente che voi, avendo già approcciato all'iter, alla delibera, alla determina, al rapporto giunta-consiglio, al bilancio partecipato, al bilancio armonizzato, alla simulazione che ho visto poco fa, che sarà assai simpatica e anche molto vicina alla realtà. Avete tra l'altro fuso in un momento unico quello che è il confronto, che è sempre molto vivo quando c'è passione, tra la maggioranza e il Consiglio Comunale. Cioè, quello che avete fatto in Consiglio Comunale, se mi consentite una breve digressione, è una brutta figura, nel senso che si arriva qui con le idee un po' più chiare, ma è indicativo di un percorso che ci deve essere, di un confronto, di un dibattito
che ecco voi avete fuso in una fase tra maggioranza, partito, lista, quello che sia, il consiglio, ma che comunque è fondamentale. Cioè c'è un confronto tra le diverse opzioni, tra le diverse opinioni, e poi si arriva ad una scelta comune e ove vi sia ancora un dissenso alla scelta determinata dalla vittoria della maggioranza rispetto alla proposta, e avete ben fatto, seppure emendata. Quindi voi siete arrivati ad una proposta, l'avete sottoposta ad un emendamento, l'emendamento è passato e alla fine si è votata la proposta a maggioranza così come emendata, perché nessuno è portatore della verità, ma nel momento in cui un contesto e un consesso riesce a far confrontare le diverse opzioni sotto leggi della spinta del lavoro tecnico, qui abbiamo l'avvocato Mario Dario Latiera, che è stato uno dei più bravi segretari comunali e poi direttore generale dei comuni, talmente fatto carriera che poi a un certo punto ce l'hanno rubato Latina. Per dire che cosa? Che poi c'è sempre una crescita, se c'è impegno, se c'è abnegazione, se si studia e se si sa campare, perché bisogna avere anche quella capacità di sapersi relazionare con gli altri, si può crescere se può dare un contributo anche più ampio. Quindi noi vediamo con favore questa cosa, sicuramente ci sarà la possibilità di svolgere il patrocinio presso il nostro comune, non solo perché saranno doverosamente gratuiti, ma perché consentiranno a coloro i quali hanno seguito questo corso di approcciarsi ancor più alla macchina amministrativa, che è cosa assai diversa rispetto a quello che uno può immaginare, e perché no, darci anche un contributo, perché io qua conosco almeno un terzo dei partecipanti e l'età media è simile, ma quelli che li accomuna è, al di là della passione, sicuramente un'ottima scolarizzazione. Qua abbiamo tutti i professionisti in sala e solo nel momento in cui si riesce ad ottenere una pubblica amministrazione che trae giovamento dalla formazione di chi è formato si può crescere. Grazie, buon proseguimento. Continuiamo sull'ala istituzionale per poi passare a quella un po' extra istituzionale, più privata, per cui magari se la dottoressa Stefani mi permette di saltare un secondo, passerei al rappresentante della Fondazione Caboto, al direttore, il dottor Clemente Borrelli. Buongiorno a tutti, grazie, un grazie che vi ho dato e vi ho rivolto già quando ho iniziato, lo fece un mio collega. Questa volta noi abbiamo ospitato, abbiamo dato esclusivamente un contributo di carattere logistico, però la nostra mission, quello che noi ci auguriamo di riuscire a far bene in questi primi 9 anni di attività dell'ITS Fondazione Caboto, è appunto contribuire alla formazione dei giovani e non solo. Quindi non possiamo che condividere e sposare l'iniziativa della 4.0 della Scuola delle Istituzioni, perché crediamo che qualsiasi cosa venga fatta con qualità e qualificazione. Spesso mi trovo a parlare con i ragazzi nelle scuole, purtroppo si sta disattendendo, si pone poca attenzione, ma anche da chi ne ha il dovere, come i corpi docenti, le istituzioni, il sistema dell'istruzione, a quelli che sono i punti basilari della formazione di una persona e della corrispondenza alla propria funzione, quello che prima diceva l'avvocato. Non si può improvvisare. Certamente nessuno nasce imparato, quindi ci vuole tanta volontà e tanto impegno. Colgo e confermo l'invito che ci faceva Giuseppe, se posso chiamarti solo Giuseppe, perché poi mi lega a lui un qualcosa che adesso voi state facendo. Io ero un suo allievo in un corso di formazione dove mi posso permettere di lanciare. Ne sono contento, lui ogni tanto viene vicino e dice: ma che belle cose che stai facendo. Le belle cose iniziano da una scintilla, dall'attenzione che uno pone a quello che ti viene detto. Quindi dicevo, confermo la disponibilità che vi rivolge anche il nostro presidente, il dottor Cesare D'Amico, a contribuire nelle nuove attività, non solo da un punto di vista logistico, perché poi la sede è la struttura, ma a dar vita a qualcosa insieme che corrisponda e risponda e confermi i principi basilari della formazione. Grazie. Continuiamo sempre con la parte istituzionale, anche se qui chiaramente la dottoressa Capricia ha più cappelli da togliersi, sia come rappresentante del comune di Latina che come docente, ma anche come sempre istituzionale, come dirigente dell'Ispettorato del Lavoro. Adesso Giulia, decidi tu con chi veste vuoi parlare. Ovviamente è tutto un
possibile dividersi. Allora, la formazione per me è molto importante. Io ho aderito a questo progetto che mi ha invitato Giuseppe perché mi sembrava una cosa molto importante, si dovrebbe duplicare anche in altre zone della provincia. È capitato un momento della mia vita in cui io appunto sono stata chiamata a svolgere una funzione pubblica, a essere assessore alle attività produttive di un comune abbastanza grande con problematiche enormi. Chiaramente non ci si può improvvisare, dico effettivamente che è un momento storico particolare in cui l'improvvisazione non paga per tanti motivi. Le nostre città, ma anche il nostro Stato, ha bisogno di persone altamente qualificate per portare avanti delle tematiche importanti per la città. E essere eletti soltanto sulla scia della fama o del momento storico non è fattibile. Noi dobbiamo dare un'impronta, l'impronta va data soltanto con la formazione. Allora, questo corso perché è importante? Perché è importante nel momento in cui è servito, io l'avevo detto, non soltanto per formare eventualmente la classe dirigente futura dei comuni, ma soprattutto la classe politica. Perché le informazioni che abbiamo ricevuto, la formazione che abbiamo ricevuto in questo corso, serve a entrambe le parti. Anche perché un politico che non sa come si muove la macchina amministrativa è fatto fuori dal meccanismo, perché chiaramente con la riforma che ha scisso la responsabilità politica da quella amministrativa, il dirigente a volte ha un potere maggiore del politico. Se il dirigente non va in sintonia col politico di turno, è sicuro che un progetto non va portato avanti, non verrà portato avanti, per quanti urli, strilli e altre situazioni si vengono a verificare. Allora la politica oggi qualcosa ha bisogno? Di una forte preparazione, di conoscere bene la macchina amministrativa e soprattutto di interagire in collaborazione con la dirigenza. Occorre anche capire bene le esigenze del territorio, non soltanto le esigenze del sindaco cittadino che ti ha anche votato, ma cosa vuole fare di questo territorio, qual è la prospettiva di un territorio, quali sono il futuro, non limitarci al piccolo progetto del momento. È un momento difficile perché effettivamente ci sta questa divisione, questa impreparazione, questa incompetenza. Io, dal mio punto di vista, chi mi conosce sa che faccio tutto con molta passione. Chiaro, sono stata agevolata perché io sono funzionario della pubblica amministrazione da 30 anni, sono funzionario nel servizio pubblico, che è l'ispettorato del lavoro, che chiaramente fa vigilanza, fa controllo del territorio, per cui chiaramente sono rimasta agevolata rispetto anche a un'attività, diciamo, politica. Però quanti di noi riescono a fare questo? Allora, intanto quando ci fanno proposte di candidatura, forse sarà all'altezza, l'esigenza è quella di rendere un servizio per la collettività a 360 gradi e non un servizio personale, perché personale poi sì, cioè, la prova di un momento, ma poi vieni scordato in un decimo di secondo, insomma. È una cosa molto difficile. Allora, cosa manca a questo, diciamo, in questo momento storico? Manca la formazione. La formazione a tutti i livelli, a tutti gli strati. E stiamo avendo un ritorno di analfabetizzazione che è molto grave. Non so se avete sentito in questi giorni, molte persone sono state, molti genitori indagati perché non mandano più figli a scuola, nell'età poi della conoscenza, insomma. Noi dobbiamo fermamente sostenere la formazione, la professionalità, la competenza in tutti i campi, perché questo potrà rendere una città migliore, una provincia migliore, una regione migliore e uno Stato migliore. Noi stiamo soffrendo un po' di pressappochismo, non voglio, diciamo, da parte un po' di tutti. Il fatto di essere sulla lunghezza d'onda del momento non è importante. L'importante è crederci, essere formati e avere degli obiettivi fondamentali da portare avanti. Questo è un corso molto importante che dovremo sicuramente potenziare e ampliare anche su molti aspetti, perché la conoscenza pratica delle cose serve all'amministratore per capire dove deve andare e in che direzione deve andare e anche che promesse può fare, sapendo l'iter
di una procedura, di una delibera, di una determina, perché ha i suoi tempi, non possiamo dire domani faccio, non è vero, avremmo detto ai nostri cittadini una bugia, perché ci sono dei tempi tecnici da realizzare. Lo sapete che poi noi, lo Stato italiano è molto bravo, perché per non scontentare nessuno fa una serie di pareri, voi sapete che quando fanno una conferenza di servizi per chiedere un parere, minimo ci vogliono 180 giorni, no? Per espletarlo. Poi dice, ma la burocrazia zero, parte da una situazione anche di snellimento delle procedure. Non la voglio fare troppo lunga. Io vi invito chiaramente a essere intanto sempre informati, a non smettere mai di essere informati e formarvi continuamente, perché la formazione è continua, non è che dice io ho preso la laurea, sto a posto, ho preso un master, sto a posto, no. La formazione la fa per giorno dopo giorno e soprattutto credere in quello che uno fa, perché credere nei propri sogni, nelle proprie prospettive è il, diciamo, è il momento più importante della propria vita. Grazie. Ok, ringrazio la dottoressa Catini. Una sola cosa, voglio salutare il dottor Fazzini, che mi aveva già detto che doveva andare via a mezzogiorno e mezzo, lo ringrazio, ma adesso vuol dire velocissimamente un saluto e poi passo. Allora, prima di tutto ringrazio il presidente Rinaldi, il presidente del comitato scientifico L'Avvocato d'Aiatea, il sindaco Mitrano per il coinvolgimento in questa iniziativa, perché penso che sia un'iniziativa importante per il territorio, perché comunque ha l'opportunità di unire i professionisti, l'esperienza dei professionisti con idee nuove da parte dei giovani, che penso sia fondamentale per valorizzare le opportunità che il nostro territorio dà e che penso ce ne siano molte. Come ha detto prima l'avvocato Taglialatela, questo non è un punto di fine ma un punto di inizio. Sono stato contento di essere stato coinvolto in questa iniziativa, infatti con la presente vorrei consegnare la mia richiesta di adesione all'associazione e quindi prego il presidente di accettarla e approvarla per future collaborazioni, e ringrazio tutti i ragazzi per l'ascolto. Grazie, continuiamo adesso, abbiamo fatto questo cambio di programma con la parte, appunto dicevo, dell'altra parte, abbiamo terminato la parte istituzionale pubblica, lascio la parola alla dottoressa Stefania, che ovviamente Valerio, che anche qui, come la dottoressa ha capito, per decidere con che veste parlare, se da docente o da rappresentante di commercio, anche se ho visto che adesso è arrivata lei, quindi facciamo in questo modo, parli come docente e poi lasciamo la parola alla dottoressa Bagnani. Grazie, io voglio ringraziare il presidente, voglio ringraziare il comitato scientifico che mi ha dato la possibilità di partecipare come docente a questa bellissima iniziativa, un'iniziativa importante, fondamentale, perché credo, come ho detto prima nei diversi interventi, in questo momento di sfiducia un po' generale, per me che vado nelle scuole, che incontro tantissimi ragazzi per fare formazione, la cosa più importante per noi è quello di fare questa formazione e incontrare i ragazzi con la passione che ci permette di trasmettere quello che noi vogliamo far sentire ai ragazzi, il nostro pensiero di potercela fare tutti quanti insieme. E questa scuola, dove all'inizio, quando abbiamo fatto, come si vedeva questa mattina, questa prima giornata, questo incontro con voi e con la stampa fuori in un diluvio infernale di acqua che si abbatteva su Gaeta, all'inizio, quando abbiamo fatto questo viaggio, non sapevamo questo viaggio, come tutte le progettualità, dove ci portava e qual era la realizzazione, poi se gli obiettivi che uno si poneva poi venivano raggiunti. Credo che questa mattina, vedendo anche la simulazione che è stata fatta, penso che gli obiettivi sono stati raggiunti, anzi si è dimostrato quanto sia fondamentale e importante che una scuola come questa doveva nascere, proprio perché si dà la possibilità ai ragazzi di poter credere che c'è
un futuro migliore che possiamo realizzare tutti quanti insieme, credendoci. Come? Con la cultura, quella cultura che purtroppo sta venendo meno e che forse noi politici che lavoriamo dovremmo cominciare a crederci in primis e dare a questa cultura il valore giusto, perché se noi cominciamo a gettare le fondamenta già dalla base, sicuramente avremo degli adulti, dei ragazzi e delle ragazze che sanno fare la differenza nella vita. Quindi questi momenti sono i momenti importanti per creare la base per fare la differenza, per cominciare ad avere le competenze, per cominciare ad essere amministratori, perché nel momento in cui una delle persone vado a chiedere il voto e queste persone mi danno la loro fiducia, io ho il dovere di rispettare quello che loro mi hanno dato, quindi di essere un amministratore che ha competenza, che nel momento in cui mi danno in mano la chiave di una città io la so gestire al meglio per cercare di fare la differenza rispetto ad altri non pensatori. Quindi è giusto, perché noi siamo cittadini di un territorio, di un golfo, e come tale dobbiamo finalmente cominciare a far vedere che questo esiste, che esistono delle figure professionali valide anche nel nostro golfo. Grazie. Grazie mille. E adesso arriviamo al terreno un po' più congeniale finalmente. Lascio la parola al vice direttore generale di Unindustria, come dicevo prima, Roma, Viterbo, Latina, Rieti e Frosinone. Non ne ho saltata nessuna. Per ora sono solo queste. Ma dico che devono andare via, forse. Almeno così. Al dottor Marcello Bertoni. Sì, io ringrazio il presidente Rinaldi di questo invito, ma soprattutto del coinvolgimento in questo progetto. Due sole riflessioni. La prima è che è molto bello, vuol dire che è un'associazione come 4.0 si sia posta il problema di far crescere, diciamo, la qualità delle professionalità che ci sono sul territorio, quindi lavori per il territorio. Questo è un tema, qui si vede, voglio dire, la società civile, voglio dire, qual è la capacità di risposta che dà sul territorio. Ed è altrettanto bello e interessante il fatto che ci sia un'impresa come la Geberit Pozzeginori che abbia sposato questo tipo di iniziativa, perché una degli elementi importanti che fa l'attrattività di un territorio è la qualità del territorio stesso, per cui un'impresa cresce se cresce il proprio territorio. E qui quindi anche l'appoggio che noi abbiamo dato come un'industria, condividiamo per parte. Condividiamo anche la seconda riflessione, cioè il fatto che le nostre imprese lamentano, le nostre imprese, le imprese che devono venire sui territori, in genere in Italia, non soltanto ovviamente su questo territorio, lamentano due problematiche principali. La prima è la durata e i percorsi, voglio dire, della giustizia amministrativa, in particolare della giustizia civile in questo territorio, in cui si sa quando si inizia un percorso e non si sa mai quando ci si avrà la certezza del diritto, è proprio nella patria del diritto. E la seconda è la durata e la qualità dei processi amministrativi e del funzionamento della burocrazia. Questi sono due elementi che, più degli incentivi fiscali o degli incentivi finanziari, creano un gap all'attrattività di questo territorio e alla permanenza delle nostre imprese in questo territorio. Per cui il tema che ha affrontato l'associazione 4.0, cioè quello della gestione amministrativa, delle problematiche amministrative, è un tema molto importante, molto rilevante, e credo che vada ulteriormente approfondito. Quindi su questo, su questa linea, penso l'industria mi seguirà e magari potrò dare anche qualche supporto in più. Grazie e complimenti ai ragazzi giovani che hanno partecipato a questa iniziativa. Adesso passiamo la parola al rappresentante dell'altro partner dell'Arcidiocesi di Gaeta, al direttore del Museo Diocesano, dottor Gennaro Patuccelli. Grazie Giuseppe, grazie Sindaco Mitrano. Porto in questo caso dell'Arcidiocesi che non è potuto venire stamattina. E a noi ha fatto piacere essere coinvolti, dicevo al primo incontro, non per benedizioni e cose del genere, ma per la competenza che cerchiamo di mettere in campo, soprattutto
nella struttura di Palazzo di Rio, che è il nostro front palace, diciamo, no? della cultura e di quello che facciamo. E proprio di questa mattina la comunicazione del fatto che abbiamo pubblicizzato insieme alle opere, non so se avete visto, un corso di digitalizzazione per i documenti antichi d'archivio. L'abbiamo pensato per 8 persone, per seguirli per bene, perché faremo training sulle macchine che abbiamo in archivio. Poi abbiamo pensato... Tra l'altro, subito, in generale, volevo dire che qualche uno dei nostri corsisti ha fatto domanda di adesione. Ecco, in questo caso essere corsista di questo corso non dà un punteggio, nel senso che avremo il brivido di fare una prova di ammissione, perché sono per adesso circa 40 iscrizioni, 16 posti, e faremo una piccola prova di ammissione perché si maneggerà documentazione latina e quindi almeno sulla lingua latina bisognerà manifestare qualche competenza. Insomma, quindi non solo l'inglese, anche il latino, comincia a essere importante. L'ufficiale sta praticando. Allora, detto questo, io volevo condividere con voi soltanto una cosa. Da direttore dell'ufficio beni culturali e poi dell'edilizia di culto, quindi tutto ciò che riguarda le pratiche di ristrutturazione, eccetera, spesso ha a che fare con tante persone. Proprio ieri con il maggior sindaco, lo sa, due tecnici del Demain, da Roma sono venuti, no? E questi tecnici, siccome ci siamo interfacciati per WhatsApp, insomma, per darci un appuntamento, e una di loro mi ha detto: è la prima volta che messaggiavo con un don, non pensavo che usavate WhatsApp. Che io ho preso il cellulare, ho messo la sveglia, dopo un minuto ce l'ho fatta sentire sulla sveglia. Siamo vivi pure noi, quindi quanto si pensa. Nel senso che con loro abbiamo parlato poi di titoli di possesso, catasti antichi, misure, insomma, decreti regi per autorizzazioni di una scala esterna che quindi ad oggi valevano il titolo di possesso e quindi di proprietà, insomma, di un immobile. E non si sa mai di quali competenze si ha bisogno. Cioè, bisogna farsi trovare pronti quando avrà a che fare con persone che magari richiedono competenze diverse da quelle per cui ci siamo preparati. E quindi due cose vi suggerisco. La prima è questa. Io questo lo vedo perché in genere ho a che fare con persone sempre più grandi di me. Oddio, ancora per poco, poi passerò io dall'altra parte, no? Però insomma, generalmente ho iniziato questo ufficio e avevo 28 anni. Quindi quando si ha a che fare con architetti, ingegneri, gente del demanio, sovrintendenza, comuni, generalmente si fanno persone più adulte. Ecco, io ho imparato questo, la prima cosa, quindi vi dico, fin quando si parla, ecco, come stiamo facendo adesso, no? Avendo uno schermo, cioè tra noi e voi, in fin dei conti, certo il linguaggio è amicale, vicino, eccetera, però ci divide un diaframma importante. Cioè, noi abbiamo un microfono, abbiamo davanti tutta un mobilio solenne, addirittura una balaustra. Pensate un po', le chiese l'hanno tolte, come direte ancora, insomma, c'è la balaustra che, come dire, indica il sacrario della democrazia comunale, no? È vero, però poi effettivamente per uscire allo scoperto e vedere la persona che è di fronte, fino a che punto ha idee, fino a che punto ha competenze, occorre sedersi allo stesso tavolo, fornirsi di un foglio bianco a testa e di una penna, e poi lì vediamo, no, che tipo di idee metti in campo e che tipo di strategie. Questo ve lo dico così come consiglio, non so, sicuramente ci rivedremo perché insomma la cosa si ha stabilito dei rapporti istituzionali con il 4.0, però questo ve lo dico perché insomma bisogna iniziare un po' di più a diffidare da quelle persone o da quelle situazioni in cui il confronto è schermato da, come dire, titoli, scrivanie e non so cos'altro. Ecco, poi chi sia la persona che hai di fronte te ne rendi conto soltanto quando accetta di sedersi al tavolo con te, anzitutto vedere se viene,
e poi una volta che è avvenuta effettivamente come si riesce a lavorare. E seconda cosa è questa: attenti ai titoli, stiamo attenti ai titoli che ci prendiamo, perché come diceva il mio professore, grandissimo professore, quello con cui sto facendo il dottorato, il titolo spesso certifica l'ignoranza, perché fin quando non c'è il titolo hai tutto il diritto, come dire, a non sapere delle cose, ma nel momento in cui hai un titolo, lo scrivi, te lo fai mettere su locandine, non so cos'altro, rischi soltanto che quella sia la certificazione delle cose che dovresti sapere e non sai. Allora, perciò dico, buona formazione a tutti, godetevi la vostra formazione che certamente non finisce, e in effetti la formazione vera poi forse inizia proprio quando uno non si rende più conto che si sta formando, perché è talmente immerso in quello che fa, in un ambiente di competenza, che è l'aria stessa, sono gli incontri, le persone e tutto quello che respira che rappresenta per lui vera formazione. Continua. Grazie. Grazie. Continuiamo adesso sulla rappresentanza dei partner della nostra attività e passo la parola alla dottoressa Ragnati, in rappresentanza della Confcommercio. Buongiorno a tutti. Scusate il ritardo, non è che sono in ritardo anche oggi, ma non è di abitudine farlo, purtroppo avevo un altro impegno in precedenza. Comunque sono molto onorata di essere qui in questo tavolo tra i relatori e anche con il giovane, non solo imprenditrice, ma presidente di una categoria della Confcommercio di Gaeta. E la Confcommercio è molto attenta e vicina alle imprese, soprattutto che investono in formazione. Noi cerchiamo di dare formazione, come ho detto anche l'altra volta, attraverso fondi interprofessionali. Formazione a 360 gradi che riguardano tutte le attività nelle singole categorie merceologiche, e questo è molto importante al giorno d'oggi. E sono molto entusiasta del corso che è stato organizzato 4.0, come ho già in precedenza annunciato al Presidente Rinaldi, e ben vengano questi corsi di formazione sul nostro territorio. Perché questi corsi servono proprio a formare i giovani, cioè i giovani oggi per dargli modo di avere un futuro con domani. E oggi la formazione è molto importante, non si fa formazione per far contenti i genitori, per far contenti i professori, i docenti e i relatori, ma si fa formazione per noi stessi, perché ognuno di noi dentro di sé deve avere un qualcosa che domani potrà trasmettere, ma soprattutto deve avere degli obiettivi da raggiungere, degli obiettivi ben fissi nelle teste. E in questi momenti, in questo periodo che sono stata qui, ascoltando tutti gli interventi, mi è capitato di fare un tuffo nel passato, di ricordare quello che ho fatto io in precedenza per arrivare ad oggi. Anche io, come voi, ho studiato in università, ho fatto i master di formazione, non mi sono mai fermata. Perché? Perché avevo fisso un obiettivo nella mia testa: formarmi e diventare, lavorare nelle aziende, così come mi è capitato in precedenza, ma poi domani avere un'idea chiara, un'idea da portare a termine, che è quella che ognuno di voi deve avere dentro di sé. Ognuno di voi deve avere un obiettivo, quindi concretizzare le idee, bisogna dare forma alle idee e far sì che quell'idea un domani si trasformi in un'azienda, in un'idea imprenditoriale, in un prodotto, qualsiasi essa sia, però dovete avere la forza di portarla avanti con determinazione, e affrontando qualsiasi difficoltà che vi viene posta davanti a voi, perché ce ne saranno tanti di difficoltà al giorno d'oggi, perché il mercato cambia repentinamente, il mercato è in continua evoluzione, ma non soltanto il mercato italiano, il mercato internazionale, e voi non dovete aver paura di confrontarvi con altre realtà, anzi, dovete essere voi i protagonisti attivi di questo percorso che vi porterà un domani ad essere più in alto rispetto ai vari competitors, perché con quelli voi dovete interfacciarvi. E un'altra cosa, un altro aspetto molto importante è che spero che questo corso in ognuno di voi vi ha lasciato qualcosa, un segno, una piccola virgola, una parola, una frase, che quella frase potete riportarla e su quella frase vi potrà far ragionare un domani per ricordarvi che quel corso vi ha lasciato forse qualcosa, e quindi la soddisfazione di chi è qui dietro le quinte, dei relatori e dei docenti che abbiano saputo trasmettervi quel qualcosa su cui poi dopo proseguire per il vostro cammino.
E adesso vi ho parlato un po' come studente, come ragazza giovane, come imprenditrice, però da presidente della Confcommercio posso dirvi che la formazione oggi è importantissima per voi, per un vostro sviluppo anche imprenditoriale, e mi auguro che in questa sede vengano organizzati altri corsi di formazione che vi consentono di essere competitivi, lo ripeto, competitivi, perché è una parola molto importante al giorno d'oggi, e mi auguro che ci siano tante aziende che investono sui nostri territori, perché come ad esempio la Gerlitz, che ringrazio, è un'azienda che negli ultimi anni ha investito tantissimo e si stanno vedendo i frutti sulle nostre realtà. È un'azienda che non pensa soltanto agli interessi propri, ma pensa anche agli interessi del territorio, perché pensa a far conoscere il territorio dal punto di vista artistico, culturale e anche economico, di quelle che sono poi le ricchezze della nostra città, ma anche dell'intero Golfo di Gaeta. E il mio augurio è che altre imprese possano investire sul nostro territorio, perché un'impresa che investe nel territorio crea ricchezza a 360 gradi. Vi ringrazio dell'intervento e come sempre noi siamo partner e fedeli di queste iniziative che vengono, mi auguro, sempre di più prendano piede sul territorio. Grazie. Grazie. Ci avviamo alla conclusione per passare poi alla fase appunto della consegna di attestati. Prima di lasciare la parola al sindaco, dico che a proposito di Gheber, purtroppo oggi non è potuto essere qui come rappresentante, ha delegato me confermare la disponibilità dell'azienda, e il presidente invece dell'ALLA, il signor Marciano, mi ha pregato, visto anche i tempi piuttosto stretti, mi ha concesso la possibilità di non intervenire, però anche loro come associazione ci hanno dato la disponibilità a collaborare con noi. Adesso lascio solo per una velocissima testimonianza in rappresentanza dei docenti, perché gli altri l'hanno fatto come ruoli istituzionali, la parola alla dottoressa Campagna, che dà un saluto da qui con in rappresentanza dei docenti, e poi concludiamo con il sindaco Mitrano. Sia in qualità di docente, ma più che altro anche in qualità di giovane. Sono onorata di aver partecipato, diciamo, a questo corso, e dato che è la base, diciamo, abbiamo raggiunto degli obiettivi, e questo non è la fine di un percorso, ma come è stato detto anche da altri esponenti, è l'inizio di un nuovo cammino. Soltanto formandosi e soltanto creando questo punto di contatto che c'è stato tra giovani e docenti, credo si possano raggiungere gli altri obiettivi che questo corso ha sicuramente già prefissato. Quindi ringrazio per l'opportunità, e diciamo che è un arrivederci più che un vero e proprio saluto. Grazie. Grazie mille. Bene, lascio la parola al sindaco Mitrano per la chiusura dei lavori. E credo che parlare dei risultati credo che sia ora superfluo. La genesi di questo corso, come è nato? Prima sentivo il presidente di Confcommercio, Jacopo Magaeta. Beh, possiamo stare tranquilli, questo progetto è stato finanziato per 3 anni dalla città di Gaeta. E l'abbiamo finanziato perché, ovviamente, creare una nuova classe dirigente politica vuol dire fare programmazione, vuol dire guardare al futuro. E quando il presidente Rinaldi, che è uno molto visionario, uno che guarda molto avanti, mi chiamò e mi disse: sindaco, ma ovviamente è stato finanziato dalla città di Gaeta, questi destinatari sono i ragazzi di Gaeta, perché questa è la logica di un finanziamento comunale. Io gli dissi no. Dissi, noi dobbiamo aprirlo a tutti, ma non solo al Golfo, a tutti coloro che vogliono partecipare, vogliono soffrire di questa possibilità. Questa è una possibilità che bisogna dare. E qui mi collego con il discorso dell'apparato burocratico amministrativo, che ovviamente spesso e volentieri è un tappo allo sviluppo economico dei nostri territori, purtroppo è l'apparato amministrativo, che io ritengo che la burocrazia e la corruzione, la semplificazione invece agevolano lo sviluppo economico di un territorio. E quindi ovviamente ho portato questa idea su all'apparato amministrativo, che poi quello che poi la politica dà l'indirizzo, ma poi la gestione complessa, ce l'hanno i dirigenti, ce l'hanno i funzionari. La politica vuol dire voglio andare a Roma, ma poi come andare a Roma lo decide sempre il dirigente e il funzionario, questo ce lo siamo detti durante il corso.
alla fine, con l'intelligenza e anche con una valutazione razionale della questione, ovviamente si è data la possibilità di aprirlo a tutti i ragazzi, non solo del Golfo di Gaeta, ma a tutti coloro che si volevano iscrivere. Non abbiamo dato limitazioni come città. E poi c'è stato l'altro step, che è stato quello di, allora coinvolgiamo anche le altre amministrazioni. Ma certo, perché non coinvolgere? Perché non coinvolgere gli amici di Formia, gli amici di Vipù, Gerardo, Paolo, oggi c'è Pasquale che è un amico, e così tutti coloro che volevano sentirsi partecipe. Questo corso doveva testimoniare che sul Golfo di Gaeta c'è una grande energia, c'è una grande voglia di far crescere tutto il territorio, ma all'unisono, tutti insieme. E poi doveva servire anche da stimolo. Io mi auguro che veramente il prossimo anno questo corso cresca ancora di più, che preveda uno stage a Bruxelles, che preveda dei momenti fuori dal nostro territorio, che ci siano le varie amministrazioni, ma può essere Formia, può essere Minturno, può essere qualsiasi amministrazione, la stessa Unindustria, la stessa Confcommercio, tutti parte di questo corso che partecipano concretamente con, ma non risorse economiche perché devono dimostrare di partecipare con un centesimo o due centesimi, ma perché il corso può essere strutturato ancora meglio, perché con dove partecipiamo in tanti vuol dire che le cose possono essere fatte ancora più alto livello. Sicuramente una sperimentazione ben riuscita, una sperimentazione che ha visto parte di tutti i livelli, e mi ricollego all'amico Don Gennaro, che ovviamente ogni volta che interviene ha sempre un approccio pragmatico, puntuale, preciso, competente delle sue materie. E prima ha fatto un passaggio dicendo, facendo quell'esempio verso quella persona, diceva svegliatevi, certo, perché bisogna guardarli anche per le loro competenze. Loro hanno una loro mission, loro sono dei sacerdoti, ma allo stesso tempo vivono in questa società, vivono in una realtà, aiutano a far progredire, a creare sviluppo economico di questa realtà. Anche il corso che accennava prima Don Gennaro, noi come amministrazione comunale lo sosteniamo, perché sosteniamo le cose buone, le cose belle, le cose che possono creare progresso, le cose che possono creare innovazione, ma questo deve essere lo spirito delle pubbliche amministrazioni, altrimenti mettiamo a governare i nostri territori. Quando intendo i nostri territori, intendo dal livello nazionale, forse anche europeo, a livello locale, persone che non conoscono un'arca della pubblica amministrazione. È come se domani mattina mi mettete in mezzo a un campo di Serie A e non conosco neanche le regole del calcio. Allora, per arrivare in Serie A devi fare le giovanili, devi crescere, devi fare diversi di esperienze e poi devi arrivare. Purtroppo, spesso e volentieri, da questa evoluzione disordinata della politica in generale, qui non esistono partiti, dico in generale, quindi ognuno che fa parte del mondo politico ha avuto una crescita disordinata, senza avere una guida, senza avere un percorso, senza avere delle linee di crescita. Noi vediamo la linea, vogliamo una linea di crescita di un territorio, ma come può crescere un territorio se noi stessi siamo cresciuti in maniera disordinata da un punto di vista mentale? E allora questo corso deve aiutare tutti voi a crescere in maniera ordinata, a sposare i territori, a far sì che ognuno di noi acquisisca, o ognuno di voi acquisisca, quelle competenze necessarie per poter affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione in maniera sana, concreta e competente, ma da qualsiasi punto di vista voi affrontate. Lo potreste affrontare da funzionario, da dirigente, e lo potete affrontare anche da un punto di vista politico. Io mi auguro che oggi queste fotografie che state facendo, queste immagini rimarranno nella storia, e tra 50 anni, magari tra 20 anni, tra 30 anni, qui avremo di fronte una nuova classe dirigente e ci ricorderemo che forse quel giorno che qui in maniera intelligente questa associazione 4.0, e ricordatevi, e questo lo dissi in uno degli incontri che ho avuto con voi, le organizzazioni funzionano se funzionano gli uomini, e quindi la politica funziona se funzionano gli uomini. Quel colorino va giallo, verde, rosso, non serve a niente. Funziona se funzionano gli uomini. Questa organizzazione funziona perché c'è un grande staff dietro le quinte che lavora con professionalità, che lavora con competenze. Ovviamente in questo momento ha avvicinato dal presidente Giuseppe Rinaldi, dal direttore scientifico Mario Tagliatela,
che confermo la bella amicizia che si è creata, è vero, ci siamo conosciuti durante la loro campagna elettorale a Città di Formia, dove io ero ospite in platea e quindi loro facevano questo confronto e Mario lì mi tirò fuori in qualche maniera, e da lì, da quel giorno, diciamo, è nata questa simpatia reciproca, una simpatia dovuta ai caratteri, ma è dovuta anche alla professionalità, alle competenze che ci accomunano per i vari lavori che svolgiamo. E un altro passaggio che ho detto, che ho sentito da uno dei relatori, quando ho sentito che dovete spaventarvi, traduco a mio modo quello che è stato detto, mi sembra proprio sempre Don Gennaro, quando è stato detto spaventatevi di coloro che non vogliono il confronto, spaventatevi da quelli che mettono un muro davanti a voi e non vogliono ascoltare. Allora, l'ascolto è fondamentale, fondamentale per l'apparato amministrativo, è fondamentale per la politica, è fondamentale per tutto il tessuto socio-economico. Noi abbiamo degli ottimi rapporti con l'industria, con Commercio, con ASCO, con tutti coloro con i quali partecipano come attori alla crescita di un territorio. Ricordatevi, ragazzi, che se un giorno voi arrivaste a fare gli amministratori, e penserete anche alla lontana, che solo attraverso voi cresce un territorio, avete fallito in partenza. Un territorio cresce se tutti gli attori che compongono quel territorio, come un grande puzzle, con tutti i tasselli si compone il puzzle. E quindi per far crescere un territorio ci vogliono varie anime, ci vogliono vari sistemi che si incrociano, il sistema produttivo, col sistema del welfare, col sistema socio-economico, col sistema della pubblica amministrazione. Quindi sono tanti attori che devono dialogare. Questo corso vi ha dato degli spunti. Magari questo corso, come diceva anche Lucia, spero che vi abbia lasciato una parola, spero che vi abbia lasciato un concetto. È un inizio, anche per capire cosa si vuol fare da grandi. E quindi questo corso vi deve aprire, vi deve aver colpito le coscienze per dire che fare politica è una cosa bella, non è una cosa brutta, che non bisogna demonizzarla, però bisogna mantenere sempre alto l'obiettivo iniziale, che chi fa politica deve massimizzare gli interessi della collettività, che chi fa politica deve pensare al benessere sociale, perché sai, una delle più grandi soddisfazioni è quando passeggi e qualche cittadino ti dà una pacca sulla spalla e dice guarda bravo, continua così. Ma anche quando ti tirano le orecchie, quello deve servire per crescere. E questo corso, devo dire, non mi aspettavo l'entusiasmo che avete dimostrato, un entusiasmo sincero, un entusiasmo genuino da parte di persone che vogliono affacciarsi, vogliono conoscere. Io ricordo tutto durante le mie lezioni, la prima domanda fatta da quella, dalla signorina laggiù, l'ho visto anche in altre lezioni, così tanti di voi che hanno, si sono messi lì con intelligenza. E poi voglio tirare invece io le orecchie, l'ho fatto alla fine del corso, perché molte volte si è avuto paura di dire che è venuto l'assessore Spertina a insegnare, che è venuto il sindaco Mitrano o che è venuto il sindaco Stefanelli. Non bisogna avere paura, perché i sindaci hanno portato il loro approccio, la politica ha portato il loro approccio, ed è importante in questo momento di confronto che ci sia una diversità anche nel trasmettere quelle che sono le idee, le conoscenze, le competenze. Perché se oggi interviene Pasquale Di Gabriele, che ha un background culturale diverso, magari porta comunque un valore aggiunto a seconda dell'intervento di quell'argomento. E quindi se interviene Mitrano, un background diverso, quindi apporterà una visione diversa, e questa è la nostra vera ricchezza. La ricchezza di un corso che è cresciuto perché ci sono state presenti le diversità, e quindi le diversità di vedute, le diversità di competenze, di conoscenze hanno creato un mix esplosivo che si chiama conoscenza, dove ognuno di voi si è potuto fare un'idea. Oggi uscite da questa aula consiliare con un pezzettino di una vostra idea che vi siete fatti, perché noi abbiamo pensato a trasmettervi tante
pezzetti più grande che il sistema che si chiama pubblica amministrazione, ma bisogna ancora fare tanto. Quindi io mi complimento veramente col Presidente, con Giuseppe, mi complimento con Mario, con tutto lo staff, perché questa è una grande famiglia, ragazzi. Io dietro ho avuto modo di conoscerli tutti e quindi ho avuto modo di conoscere tante persone che hanno messo ognuno di loro un semino e si sono messi a disposizione vostra. E quindi io chiudo, prima della consegna degli attestati, con un auspicio, un augurio, che questo partenariato si rafforzi sempre di più, che questo corso si strutturi ancora di più, perché sicuramente avete colpito nel segno. C'è bisogno di conoscenza nella pubblica amministrazione. C'è bisogno di conoscenza della politica, perché la politica la guardiamo da fuori e ormai ci sono tutti stereotipi. Siamo molto generali, invece la politica vuol dire mettersi a servizio della collettività e quindi bisogna creare la coscienza di fare politica, la coscienza di gestire una macchina amministrativa. Governare un territorio non è semplice, perché ci sono due apparati che si incontrano, l'apparato burocratico amministrativo e l'apparato politico, ma sono due apparati che devono convivere, che devono sposarsi obbligatoriamente, ognuno nel rispetto dei ruoli, ognuno nel rispetto delle proprie coscienze, però hanno un obiettivo unico: far crescere il territorio. E se si mette insieme tutti questi tasselli, il territorio cresce e voi sarete protagonista da oggi, da ieri, ma soprattutto da domani. In bocca al lupo per tutti. Grazie. Allora adesso passo la parola a Simone, che organizza la distribuzione degli attestati che verranno appunto effettuati dagli attori che sono qui presenti, che sono dietro questo tavolo. Allora, grazie Presidente. Intanto qualche tempo fa Rinaldi mi disse: hanno deciso che sei responsabile di progetto. Ho utilizzato le sue parole quando è stato deciso Rinaldi Presidente di 4.0. È un po' democraticamente, la democrazia. Disse: Giuseppe, non ho tempo. Lui disse le stesse cose, giusto? E ci siamo trovati alla fine a chiudere un corso che sinceramente, di cui vado molto fiero, sono orgoglioso dei rapporti umani che si sono stretti con voi e con gli altri soci, e se qualche ora in meno ci siamo goduti le nostre cose, va bene così, ce ne godremo sempre di meno, specialmente con qualcuno in particolare con cui abbiamo iniziato a collaborare. Siamo contenti, ci siamo e ci saremo. Ho appreso tantissimo da voi, così come ho appreso tantissimo dai docenti, e andremo avanti in questo modo. Prima di iniziare la consegna degli attestati ufficiali, io ho pensato insieme a Giuseppe di in questo momento portare un saluto di 4.0 al sindaco di Formia, Paola Villa, che in questo momento vive uno stato di emergenza. Qui c'è il Presidente del Consiglio, quindi un attestato di partecipazione che è un attestato di vicinanza, Presidente, e se le permette lo do al Presidente e lo consegno. Grazie. Grazie. C'è una frase per... Questo è, diciamo, uno dei tanti spiriti che hanno accolto il corso. Per la cerimonia di consegna attestati, Presidente, se per lei va bene, chiamiamo in ordine alfabetico, manca soltanto la firma del sindaco di Gaeta, quindi la firma sindaco, solo la prego di firmare in tempo reale, si mette, rimane solo il sindaco vicino a me per la firma, si entra a destra, si saluta, si prende l'attestato. E io chiamo persone che vanno a consegnare l'attestato. Presidente, li chiamo io. No, ma dico i testimoni che consegnano l'attestato. Sì, io dico, magari consegna l'attestato. Allora, ovviamente in ordine alfabetico, a Di Pietro Noemi. Allora, consegna l'attestato il Presidente del Consiglio Comunale, Stato di Gabriele. Allora facciamo così, passano a me, così dopo passano.
Così rimaniamo lì. La foto la fanno uscire col primo. Okay. Allora, poi ben ci venga Stella. Allora, consegna l'attestato la dottoressa Stefania Valerio. No, abbiamo deciso di non farvi alzare più perché vista l'età vostra. Allora, Brignone Laura. Consegna l'attestato il direttore della Fondazione Capolto, il dottor Clemente Corrella. Arriva l'attestato. Un applauso. Cavaliere Gianmarco. Consegna l'attestato la dottoressa Giulia Capito. Assessore del capoluogo, onorato. Assessore del capoluogo, onorato. Grazie. Allora, De Meo Davide. Consegna l'attestato il presidente Marciano Tommaso Dell'Alto. Consegna l'attestato il dottor Marcello Bertoni di Unindustria. Allora, dell'anno sera Nicola Davide. Intanto c'è l'iscrizione mia e della Brignone, Laura Brignone, quindi se, diciamo, siamo entrati a far parte della vostra associazione, ma non eravamo prima, questa è una conferma. E poi niente, non voglio bloccare la procedura. Vi ringrazio. Grazie mille. Di Marco Brignone. Consegna l'attestato Don Gennaro Petruccello, direttore del Museo Diocesano. Allora, Mastracci Massimiliano. Consegna l'attestato alla dottoressa Valente Bagnati. La stanchezza. Miele Emilio. Consegna l'attestato la dottoressa Campagna Ludovica in rappresentanza dei docenti. Non si è fatto male con lui, Allora, Palmaccio Letizia. Consegna l'attestato il sindaco di Gaeta, dottor Vitrano. Consegna l'attestato il presidente del comitato scientifico, avvocato Mario Taglialatena.
Pimpinella Kevin. Consegna l'attestato il coordinatore del corso, il signor Simone Petruccelli. Polisi Simona. Consegna l'attestato il vicepresidente dell'associazione 4.0 Silvia Capasso. Allora, Rossi Simona. Consegna l'attestato l'altro vicepresidente, vice president, Rossella Tufaro. Consegna l'attestato all'addetto alle relazioni con la stampa e alla comunicazione, il dottor Andrea Pregola. Si beva la signora Gianluca. Consegna l'attestato Giuseppe Rinaldi, detto Pepe. Grande Gianluca. C'è lo sto qua, ma se no quando è giù. Mi vedeva. Si prepara, l'abbiamo scoperto oggi, Simeone Martina Lucia. Abbiamo scoperto oggi il nome... Ricominciamo il giro, consegna l'attestato l'avvocato Di Gabriele. Lusso giro. Consegna l'attestato la dottoressa Stefania Lallegro. Che era lavoro per colpa del sindaco di Caeta, perché della polizia locale ha detto farò tardi, se vengo no, se vengo doveva venire la lo do mi hanno ridato l'attestato dietro democraticamente. Consegna l'attestato il sindaco di Caeta. Emilio Veneziano. Consegna l'attestato il dottor Clemente Borrelli della Fondazione Capoto, direttore. Stefano, che stai a fare? Vieni a essere vicino a noi, sei su. No, ci vanno giù. Consegna l'attestato alla dottoressa Giulia Caprini. Allora, Zenzillo Raffaella. Consegna l'attestato il signor Marciano Tommaso.
Allora, miele Emilio. Miele Emilio sta arrivando. Sta arrivando? Sì, eccolo lì. Ah no, ok. Era quello. Emilio, abbiamo fatto due attestati. Non ah, due attestati. Era il doppio. Uno passa. Di guida. Bravo, Luciano. Dov'è Luciano? Di guida. Consegna l'attestato il vice direttore generale di Unindustria, dottor Marcello Bertoni. Poi presidente, mi scusi. Gentilmente gli attestati di partecipazione ai docenti se li consegna lei, se non mi dispiace. Allora, consegna l'attestato Giuseppe Rinaldi. Allora, dottoressa Stefania Valerio. Ludovica Campagna. È un piacere, fatto il consiglio alle donne. Poi ovviamente la dottoressa Capri, che è stata docente, comitato scientifico, tecnico. Stiamo trattando per una bambina che è no. Nonostante il tempo. No. E poi Don Gennaro Peduccelli è qua dentro. Ah, questo non è meritato. No, no. Abbiamo finito? C'è qualcuno che per caso è sfuggito l'attestato? Qualcuno ne ha due, tre, quattro? A posto. Posso dare una notizia? Una notizia in cui Rinaldi non è stato nulla. E credo che il vicepresidente dell'industria ne ha conoscenza. 7 giugno facciamo una partita di beneficenza un'industria non lo so, sono stato precettato contro l'amministrazione comunale per l'acquisto di un pulmino per diversamente abili, quindi allo stadio di Ciniello vi aspettiamo tutti quanti, quindi vedrete Rinaldi a fare l'attaccante puro. Dico al presidente Di Gabriele che deve vestire. Grazie, anche lei. Ovviamente io sono stato convocato e marcherò Giuseppe. Ok. No, perché come vecchio giocatore della polisportiva Formia, vorrà dire che tu mi dispiace. Troverò le mie vecchie scarpe da calciatore e le tirerò fuori. Lui vorrà che una lavoranza. Bene, io penso che adesso per un auspicio, credo che un coccino, una bottiglia di spumante l'apriamo per entrare in maniera augurevole al prossimo corso. Grazie a tutti e arrivederci.